Ragazzi, ragazzi, dopo 6 anni di fare video da youtuber, un'inquadratura dritta! L'inquadratura è dritta e la tele non viene storta! Com'è possibile? No, veramente, è un grande traguardo per me. Non so come mai, ma stavolta l'inquadratura è perfettamente dritta, come potete vedere. Sapete che nei miei let's play ci sta sempre un'inquadratura leggermente storta o stortissima. Stavolta invece guardate dritta! Non so neanche come mai, ma l'inquadratura a volte va storta, invece stavolta viene dritta. Non so neanche come mai. Vabbè. Parliamo con Rumi e iniziamo e finiamo l'ultimo capitolo. Ci sono abbastanza persone? Sei stata davvero veloce. Possiamo far sì che questa sia l'ultima volta? Dobbiamo iniziare. Non è che vuoi prenderti una pausa? O sei già pronta per andare? Siamo pro... No, non siamo pronti. Scusa Rumi, ma... mi è venuto in mente io... Devo un attimo. Allora, il boost da Rita potrebbe aiutarci all'inizio e basta. Ma contro le battaglie boss i 300 secondi saranno già passati. Madonna. Allora, andiamo da Rita e prendiamo Rumi Cake, diciamo. E una Rumi Donut, vai. Voglio fare il pieno di oggetti curativi. Porca di quella troia, se ne avremo bisogno. 637 di vita è pure poco, mi pare, per questa battaglia boss. Ma vabbè. Noi ragazzi, quello che abbiamo preso l'abbiamo potuto prendere, voglio dire. Quindi ora si va da Rumi per l'ultima volta a Warp Destination, cioè il mondo reale, e via. Forza, siamo pronte. Cioè pronti, a volte mi immedesimo troppo nel personaggio. Guardate quanti! Potrebbe essere l'ultima volta? Il mio cuore... Vabbè, dovete tornare indietro. Ale. La sorella, sorellona mi ha spiegato di questa cosa, ma non ne sono sicura, quindi seguo tu l'esempio di tutti quanti. Questo posto non è caldo, dopo tutto. Penso che ci potrebbe andare, si potrebbe trovare molto con cui giocare. Grazie veramente tanto. Senza di voi saremmo state solo ragazzine stupide. Giochiamo insieme ancora qualche volta. Io e mia sorella speriamo in un vostro ritorno al più presto. Adoro esplorare anch'io. E vorrei anche poter venire con voi. Che peccato. Onestamente, sedermi qua e aspettare mi rende così inutile. Mi fa sentire così inutile. Tornate sane e salve con Miru. Grazie a voi posso parlare con le persone normalmente adesso. Non mi aspettavo che tutti quanti qui fossero così amichevoli. Va bene. Ok, everyone, let's do this, lo dice sempre, e si parte per il mondo reale un'altra volta. Ma Cocoa sta aiutando o è terrorizzata? No, guardate. Ah, lasciamo stare. Ciò che conta è che Cocoa adesso è diventata nostra amica. Beh, terza volta nel mondo reale. E eccoci qua, capitolo 5, Back to the Beginning. Catroia, se è difficile ora. Catroia! Ebbene sì, avete indovinato. Allora, è strano, riesco a vedere qualcosa. E Ribbon sente molta magia adesso. Guardate dove siamo. Ribbon, questo sembra un sacco il posto in cui ero prima. Riesco a sentire una magia potente vicino. Dobbiamo trovare Miru al più presto. Potrebbe essere l'ultima volta? Spero di tornare anch'io con Miru, presto con Miru, dalla parroncina. Unfamiliar place again. Ragazzi, ve lo ricordate, guardate, lì c'è anche zone della mappa già visitate. E nel caso non avreste capito, sì, questo è l'ospedale in cui abbiamo iniziato il gioco. Guardate qui, lo scatolone da cui eravamo usciti. Questo è dove mi sono svegliata, le scatole, lo specchio, ricordo tutto. Irina, in questo caso vuol dire sì, che Miru supera le scale, andiamo. Forza, non ci resta che ripercorrere tutto. Ora però possiamo andare a vedere le stanze che prima Irina non ci faceva visitare perché voleva andare subito dove sentiva la voce della palloncina. Andiamo. Su, ecco, qui per esempio ora possiamo andare. Vedete? Direi di esplorare un attimo il... Palazzetto, non c'è niente. Aspettate, forse ci può essere un segreto. Ah, ecco appunto! Un uovo di Pasqua. Un
po' di henna non fanno male. Anzi, facciamone tanti che, come vi ho detto ora, dopo aver finito la prima parte della storia, al negozio si aggiungono tanti altri oggetti di potenziamento. Ragazzi, guardate, siamo su un terrazzino e saliamo le scale. Non c'è altra scelta. Qui è dove c'eravamo già stati, solo con la sola differenza che ora è giorno e le luci sono accese. Guardate la stanza dove ci avevamo scontrato quell'ombra. Questa stanza era la stanza in cui mi sono svegliata poi nella foresta. Ma dov'è Miro? Mi ricordo di averla incontrata qui. Vicolo cieco. È un vicolo cieco. Ribo non si aspettava una stanzina così piccola. Mi sento come se avessi sbagliato qualcosa. Abbiamo sbagliato un passaggio. La magia qui intorno è veramente forte. Ma perché non c'è niente qui? È un trucchetto? Torniamo indietro e... Vale. Roba da creepypasta, con i lieti disegnati su muri, stanza rosso sangue e il fenomeno dei coglietti a sero. Questa stanza è completamente cambiata e quella è Miru. Miru, finalmente ti abbiamo trovata, tutti quanti sono preoccupati per te. Aspetta, non dimenticati di quella persona maleducata, vorrebbe nasconderti da qualche parte. È ok, non è più qui. Questo è grandioso, allora questa è veramente Miru. Elina, è stato davvero tanto tempo. Come ti senti? Vuoi veramente vedermi? Certo che sono felice di vederti. Che cosa stai dicendo? Stai mentendo? Perché stai alla larga da me? Perché? Elina, puoi sentirlo anche te? C'è un'atmosfera intorno a lei che sembra ovvio che c'è qualcosa. Questi conigli sono appresi al cielo. Tutti quanti dicono che Irina, che solo a Rumi piace Irina e che Miru non è importante. È vero? No, non è vero. Miru, anche tu sei importante. Irina, non avvicinarti. Non sappiamo neanche se è la vera Miru. Ne ho abbastanza. Ti ho detto di stare alla larga, Fatina. Sei davvero nauseante. Quindi finalmente ti riveli, eh? Come osi prendere il corpo di qualcun altro? Stai continuando a interrompere la mia conversazione con Irina? Ebbene sì, ragazzi, Miru è posseduta! Ma da chi? Forse voi lo sapete di già. Miru, Ribbon, dove sei? E ok, ragazzi! Miru livello 49! È una battaglia boss veramente dura. E niente, non abbiamo Ribbon per questa battaglia! Proprio così, ragazzi! Ora però, fate veramente tanta attenzione. Fate veramente tanta attenzione perché Miru posseduta alla magia nera ed è veramente forte in attacco. Miru in realtà non sa usare la magia, ma ora può perché... Beh, è posseduta da un misterioso essere. E guardate un attimo la bellezza di Toxic Strike. Quando veniamo colpiti, ecco, Irina lancia questa carrot bomb verde che ci dà l'health absorb. In pratica lei perde vita e noi l'accumuliamo. Allora, andiamo, ecco, si può anche teletrasportare. E nulla di che, è una battaglia davvero dura. Guardate quanta vita si perde con solo un colpo. Ribbon sarebbe davvero utile, ma... Eccola lì, no, guardate, è lì ma è svenuta. Svenuta non proprio, sta facendo un pisolino da seduta. Vai, è il tassotto, perfetto. La musica è anche tutta inquietante, come potete vedere. Va bene, Miru comunque è un'altra delle cittadine di Rabi Rabi Town, eh? La aggiungeremo alla città finendo la storia principale. Beh no, finendo la storia principale si aggiungono tanti personaggi. Ma tanti tanti. Vai, allora. Direi che con l'Elta Sorb andiamo bene così. Ecco, ci facciamo un pochino di vita ogni volta che ci colpisce e dureremo più a lungo senza usare gli oggetti curativi. Allora, non ho più Bunny Amulet. Allora, non fatemi ingannare, anche se la stanza appare così piccola, vedete, Irina può andare fuori da essa per un certo periodo e si può saltare più in alto di quello che sembra, e bla 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 bla, insomma, più mobilità di quanto si pensi. Via da queste stellacce. Allora, Ribbon non mi sembra stia sempre disattiva. Ora, quando raggiungeremo la metà della mia barra, mi sembra Ribbon si sveglia. Sì, insomma, non è sempre svenuto ora per lo scontro finale.
a un certo punto si risveglia e possiamo riutilizzarla. Direi che il ribbon mi è utile, perché come sapete con ribbon, quando colpiamo l'avversario con certi attacchi, abbiamo l'opportunità di recuperare un po' di PV. Intanto Miru sta già andando a metà della vita, dai. Sarà la sesta battaglia boss, è dura. Qui intanto vai, basta saltellare un po'. Dai. Ah, il buff Bunny Lover, che non so bene cosa faccia, ma come ce lo possiamo mettere anche noi il buff. Vabbè, schiviamo le stelline. Ragazzi, non vado avventato come mio di solito, perché con queste... perché questa non è lo... questo non è lo scontro finale, ve lo dico, ci sono tre battaglie boss, dico tre consecutive, senza un minimo di pausa. Quindi fate un po' voi, è davvero una durissima sfida. E se si muore si riparte da... mi sembra da Miru si riparte proprio. Da Miru posseduta. Sarola, vai, non mi ha colpito. Detto. Che palle, la smette di scappare in questo modo? Vabbè, allora abbiamo due rumi cake e due rumi donut. Dai che se siamo bravi, forse ce ne avanza anche qualcuno, ma non direi. Vai. Cazzo, quanto siamo? 11 minuti, direi di continuare ancora per un po'. Merda. Spero se non per davvero i coglioni, però dai. Abbiamo ancora abbastanza vita e Miru sta per... vai, Light Assorb, perfetto, ora stiamocene al sicuro. Allora, non saltate, semplicemente state qui senza saltare e muovetevi un po' alla rinfusa, così, dove non i proiettili passano di meno. Cambia schema d'attacco, allora sì, sta proprio per cedere. Beh sì, dai, si vede anche dalla barretta lì. Miru. Sarola, allora qui stiamo dove i raggi tentacoli passano di meno, vai. Vai. Così. Niente, come ho detto. Vai, un po' di Light Assorb. Sarola. Vai. Fammi saltare. Ecco, attacco speciale di Miru. Spara queste cose, ecco, mentre le stelle fanno i laser. Dai. Sì, è proprio difficilissima sta battaglia boss. Vai, guarda che se ora in 2 secondi non capovolge tutti tutto l'esito della battaglia. Comunque no, ribbon proprio non ce l'abbiamo questa battaglia boss, via. Va bene, ha smesso con le stelline, quindi ok, diamole un po' addosso così. Oddio, ecco, sì, siamo proprio alla fine allora, Lucky 7, guardate quanti, allora Lucky 7 dà un brutto colpo ogni... dà un brutto colpo ogni 7 colpi, mentre tutti gli altri sono delle cose, allora, questo corpo è veramente potente in fatto di magia, ma non riesco a usare come si deve. Che noia! Da 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 da, ve la ricordate? È Noah! La coniglietta col corpo di mana tutto che si scioglie e si decompone. Quindi sei una coniglietta anche tu. Ma perché stai facendo tutto questo? Noah presto diventerà la prossima Erina. Ma cosa significa tutto questo, ragazzi? Io vi lascio sulle spine e ci rivediamo alla prossima.